neutrale perché c'è un uso che si fa della cultura, cioè non esiste se non attraverso un uso. Mi sembrava come dire che cioè, aprisse se non altro diciamo, degli spazi di possibilità politica, insomma. Purtroppo credo che il tema di sì perché il filo un po', no, no, me l'ha spiegato prima la signora Falacchi, il filo un po' non è molto lungo. No, niente, io ho un'interpretazione che mi rendo conto che è sempre quella da 40 anni, la prima volta che ho letto Bartleby, e che va un pochino, non dico contro, ma un pochino diversa da quella che è la canonica dell'asta. Cioè, secondo me, Bartleby, e ho sempre avuto questa idea, non è uno sconfitto e non è lo sconfitto del racconto. Lo sconfitto è l'avvocato, molto semplicemente, e sono quelli intorno a lui. Perché per tutto l'arco della narrazione cosa fa l'avvocato? Cerca di comprendere Bartleby. L'avvocato è un bravissimo uomo, è una brava persona, gli dà da mangiare, non lo licenzia, lo tiene lì anche quando non fa niente, però nel momento in cui vuole comprenderlo, cosa vuol fare? Lo vuole ridurre entro i suoi schemi. E Bartleby è una persona che sfugge dagli schemi normali. Il bello di Bartleby è quello, che lui è al di fuori di tutti gli schemi e che non si può assolutamente ridurlo. Per cui, probabilmente la mia è una deformazione professionale da studiosa di postcoloniale, però quello che tenta di fare l'avvocato è praticamente comprendere nel senso di riportare a sé, cioè, come dice Glissant, l'atto delle mani che portano verso di sé, invece che condare, lui comprende. E chiaramente riduce entro dei parametri che non sono quelli di Bartleby, e Bartleby per questo continua a sfuggire. Poi alla fine Bartleby gli sta pure bene di morire, nel senso che era quello che voleva tutto sommato, o era quella la sua destinazione. Lui fa sempre quello che vuole, alla fine lui voleva arrivare a, lui preferiva di fare così. È l'avvocato che continua a non capire, per cui quel finale, che anche a me la prima volta che ho letto il racconto mi è stato bellissimo, cioè mi sembrava che illuminasse tutto, con le lettere smarrite, a pensarci bene, ma questo mi è venuto in mente in questo momento, devo dire dopo che ho sentito Ermanno, quel finale lì è una chiosa che ci mette l'avvocato per l'ennesima volta per provare a capire Bartleby. Cioè, alla fine dice vabbè, poverino, era così perché dopo aver lavorato tanto in mezzo alle lettere smarrite era diventato solitario, un po' strano, uno che e cerca in qualche modo di ricondurlo a dei parametri che lui comprende, che sono quelli della lettera smarrita, che poteva servire a sanare una controversia invece non è arrivata, dove c'era l'anellino che poteva per la fidanzata che magari adesso è morta, e via di questo passo. Questa è la mia idea di Bartleby, questa è la prima cosa che devo dire. La seconda è un consiglio di lettura che devo dare, che penso tutti conosceranno già, però visto che non è saltato fuori e visto che Daniele diceva come potrebbero essere le interpretazioni successive di Bartleby, c'è quel magnifico libro di Enrique Villamatas, Bartleby e compagnia, dove ci si trova Walser, ci si trova l'artista del digiuno, ci si trova Watt di Beckett, ma soprattutto ci si trovano tutti gli scrittori che hanno rifiutato a un certo punto di scrivere e che Villamatas mette tutti in fila raccontando la storia di questo tizio che a un certo punto si mette a fare nella sua vita il cercatore di Bartleby con la B minuscola, cioè il cercatore di tutti, appunto mette in fila tutti gli scrittori veri o inventati, ma la maggior parte sono veri, che a un certo punto della loro carriera hanno deciso di eclissarsi, hanno preferito di non andare avanti a scrivere, esattamente come Melville. Infatti a un certo punto lui interpreta Bartleby anche come figura di Melville stesso. L'ultima cosa, e poi chiudo, la casa della cultura. Ecco, io c'ero quando Stefano Tassinari con l'associazione scrittori ha provato a proporla. Io conobbi Stefano nel 96 e subito dopo, già allora lui ci provava, ci ha provato con diverse assessori, ci ha lavorato tanto su questa cosa, purtroppo ha sembrato un muro. Il muro più grosso è stato veramente Guglielmi, ma anche gli altri non scherzavano. Se qualcuno, Stefano, chi l'ha conosciuto, si ricorderà che è una persona
coriacea, che andava a fondo nelle sue cose e ci ha provato tanto con l'associazione scrittori. Il comune non ci ha mai sentito da quello che se ci si potesse riuscire, come diceva la professora Sermi, in altro modo sarebbe una cosa magnifica, però io so, perché al tempo ero molto vicina all'associazione, anzi ero dentro all'associazione, che è sempre stata una battaglia persa, una battaglia combattuta anche aspramente, però sempre persa. Okay. Ci sono altri interventi dal pubblico? Se no io capisco che i ritmi sono un po' serrati, però una piccola pausa, sì, però quattro, dai. Vabbè, 10 minuti però, dopo che tutti dentro di nuovo.